Al via la seconda edizione del progetto Dire, Fare e Assaggiare, il gelato ti regala la città. Dal 21 giugno al 21 settembre chi acquisterà un gelato presso le gelaterie di Rimini e Cattolica che hanno aderito all'iniziativa presentando lo scontrino nei luoghi culturali, artistici, storici e dello spettacolo delle città avrà diritto a uno sconto o a un benefit pensato apposta per il progetto. Mercoledì 20 giugno presso l'Aula Alberti del Polo Scientifico Didattico di Rimini si è tenuto un incontro con la stampa per presentare l'iniziativa. Rimini è una capitale del gelato, sia per la fiera, per il Sige, perché è la più antica fiera del gelato, sia perché c'è una grandissima densità di gelaterie artigianali, cioè di qualità legata al territorio. E su questo abbiamo voluto giocare una strategia per legare la costa, la nostra costa così ben densamente utilizzata dai turisti, al nostro centro storico dove appunto la cultura primeggia. Dire, Fare e Assaggiare, il gelato ti regala la città, offre un percorso nuovo. Quest'anno il progetto si è allargato inserendo anche le boutique artigianali del territorio e, secondo elemento di novità, l'adesione di Cattolica all'iniziativa. Parliamo di arte, parliamo di cultura, parliamo di un'eccellenza del territorio, parliamo di tradizione e questo credo che sia veramente il risultato più importante di questo progetto. Quindi noi lo sosteniamo, continueremo come Uni Rimini a impegnarci proprio perché siano sempre più numerosi e siano sempre di più i progetti che coinvolgono il territorio, la città e soprattutto che vanno ad aprire argomenti di cultura, argomenti di conoscenza della città, coinvolgimento dei residenti e dei turisti. Tutto il project work è presentato e organizzato da 4 studentesse della Facoltà di Economia e precisamente di Geografia del Turismo insieme alla professoressa Fiorella Dallari. L'iniziativa è promossa da Uni Rimini, la Facoltà di Rimini dell'Università di Bologna e CNA Rimini che da tempo collabora con alcuni corsi del Polo Universitario Riminese. Puntiamo da sempre sulla cultura, sullo studio, su un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione. Anche in un periodo di estrema difficoltà delle piccole imprese come quello che stanno vivendo da 4 anni a questa parte, per cercare percorsi nuovi, percorsi alternativi, percorsi che il solo mercato non è più in grado di offrire. Noi dobbiamo puntare in una più stretta collaborazione tra il mondo della scuola e il mondo delle imprese e bisogna investire sul futuro delle nuove generazioni.